Spalliere del letto messe a copertura di voragini mai sistemate, marciapiedi impraticabili, segnaletica assente e mancanza di pulizia e di sfalcio della vegetazione. Sono tante le criticità nel quartiere Stella Polare Nord, nonostante la vicinanza della stazione Stella Polare e dell'ospedale Grassi, i residenti si sentono abbandonati. I punti critici sono stati segnalati già da alcuni anni e sono fondamentalmente la mancanza di riqualificazione, di sfalcio dell'erba, di podature degli alberi, di abbandono di questa via, specialmente via Giuseppe André. Ci troviamo qui di fronte alla stazione Stella Polare in direzione Grassi, dove è un punto di continuo passaggio perché abbiamo la scuola dei Mar dei Caraibi, abbiamo la chiesa San Nicola e quindi è un punto dove è uno specchio di ossa veramente di abbandono. In automatico questa strada qui a fianco, via Simone Strada Cosi, affaccia a Piazza Bottero, dove il piazzale è utilizzato dagli utenti del Grassi, della stazione Roma Lido e da tutte le persone che vivono qui e viene utilizzato come discarica all'aperto. Affacciandomi la mattina dalla finestra della mia camera da letto, ho un bel panorama, una bella visione di una panchina che non si definisce più tale perché neanche si vede, piena di mondezza. I ragazzi la notte vengono a bivaccare lì anche se c'è mondezza, eccetera. Perciò è un'indecenza, guarda. I disagi maggiori di via Maggià sono il marciapiede è tutto sconnesso, ci sono i pini che perdono continuamente gli aghi e si scivola. E quindi ecco, il problema maggiore sono comunque le strade e i marciapiedi. Un quadrilatero del degrado in cui i problemi, sempre gli stessi, non trovano soluzione. In via delle Fiamme Gialle, per esempio, delle voragini segnalate da anni e abitate da topi, sono state ricoperte con pezzi di legno e la spalliera di un letto. Abbiamo dovuto togliere autonomamente anche tutte le erbacce, i detriti, l'immondizia che si era accumulata su queste voragini. E quando abbiamo fatto questo, abbiamo avuto modo di verificare che c'è una popolazione di ratti incredibili. Che appena abbiamo smosso le cose siamo dovuti scappare. Quindi nessun intervento, sono passati 3 anni, siamo di fronte alla caserma della finanza, ma questo non ci aiuta in nessun modo. C'è un abbandono, ci sentiamo assolutamente ignorati. I residenti che tanto si impegnano per mantenere il decoro nel quartiere in cui amano vivere sentono di combattere una lotta impari e chiedono l'ennesimo aiuto alle istituzioni, sperando che anche questo non cada nel vuoto.